Eccoci anche questo settembre a presentarvi un nuovo prodotto. Nuovo prodotto, la nuova EOS 7D, quindi una fotocamera per il professionista, ma non solo, in realtà è una fotocamera per il fotoamatore esigente, per colui che vuole dalla propria macchina fotografica qualcosa in più. Vuole avere velocità, stiamo parlando di 8 scatti al secondo su formato RAW a 14 bit, stiamo parlando di risoluzione, è un sensore CMOS a 18 megapixel, quindi comunque il massimo per il dettaglio per poter fare anche delle estrapolazioni. Una ottima sensibilità, andiamo da 100 ISO fino a 6400, espandibile fino a 12800, ma non vogliamo neanche dimenticare la sua funzionalità video, una fotocamera full HD, quindi 1920x1080, questa volta con un controllo completo dal diaframma all'espositore, diciamo l'esposimetro, diaframma e ISO, fino al frame rate, quindi abbiamo 24, 25, 30, 50, 60, e di fatto tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo voluto neanche far mancare un po' di quelle sensazioni anche fotografiche di tutto rispetto che vogliamo alla nostra macchina. Partiamo subito dal primo aspetto, poniamo l'occhio dentro al mirino e troviamo un monitor mirino un 100%, un pentaprisma assolutamente interessante, una visione un rapporto 1:1, troviamo il flash integrato, un flash che ci dà la possibilità di comandare anche un po' come l'ST2 altri flash, quindi un comando wireless remoto. Abbiamo la possibilità di avere un nuovo monitor per poter in qualche maniera visualizzare non solamente le nostre immagini, ma anche un menu assolutamente completo per ciò che riguarda le caratteristiche dei comandi della macchina. Ma andiamo a vedere anche un quick monitor che ci dà la possibilità di, per esempio, di scoprire i 19 punti di messa a fuoco, una novità per Canon, punti di messa a fuoco selezionabili per lo spot, per il singolo punto AF, la possibilità di andare a modificare addirittura una messa a fuoco in qualche maniera allargata piuttosto che per zone, quindi varie modalità per poter meglio catturare il nostro soggetto. Nuovo non solamente i punti di messa a fuoco, ma nuovo anche l'esposimetro all'interno, è un doppio esposimetro di fatto a doppio strato con più di 63 zone a disposizione, quindi un esposimetro che tiene conto del fuoco, del colore e anche della luminanza. Sicuramente più precisione per una macchina tecnologicamente avanzata, una macchina, come vi dicevo prima, per il fotografo esigente e sicuramente che schiaccia anche un po' l'occhiolino al professionista. Facciamo sentire quello che a tutti quanti noi interessa, anche perché in qualche maniera fa parte della fotografia, lo scatto. Stiamo adesso catturando delle immagini RAW, facciamo sentire magari anche la raffica, giusto per dare una maggior voce a questo tipo di... questa è un po' la voce di questa macchina fotografica. Vi ricordo appunto una gestione estremamente semplice. L'ultimo aspetto, per chi vuole personalizzare al meglio la sua macchina, addirittura ben 10 pulsanti da personalizzare, compreso la possibilità di avere in live view e non solo anche questo accessorio, che ormai accessorio non è diventato solamente tale, che è una livella elettronica per quello che riguarda sia il beccheggio che il rollio, quindi tutte le situazioni che vi si propongono possono essere ricondotte a una fotografia precisa, buon fuoco, ma anche ben orientata sullo schermo. Insomma, una macchina fotografica da provare. Diamo un'indicazione sul prezzo, il corpo macchina sarà di 1.770 euro all'utente finale, esisteranno anche dei kit col 1585, una nuova ottica FS che sarà disponibile con anche funzionalità macro 0.35, un'ottica molto luminosa, in questo caso ci aggiriamo intorno ai 2.400 euro, quindi in ambedue il prodotto e l'obiettivo. Esisterà anche un 15-135, quindi uno zoom con un'escursione un po' più estesa, che
che si aggirerà in kit con un valore intorno ai 2150-2200 euro. E in questo caso vedete anche il nuovo obiettivo che in qualche maniera espande ancora l'estensione sui macro. Questo è un obiettivo, un 100 mm macro della serie L, quindi 2.8, ed è il primo obiettivo con una stabilizzazione ibrida. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo la possibilità di poter stabilizzare sia questi movimenti angolari, quindi in ambedue le direzioni, sia la possibilità di poter stabilizzare questi movimenti in qualche maniera sull'asse. Quindi in qualche modo, sia che sia un'immagine in lontananza dove l'oscillazione angolare è più evidente, oppure se è un'immagine ovviamente macro dove l'oscillazione invece sull'asse sia più evidente per l'inquadratura, avremo la possibilità di stabilizzare il tutto tramite un accelerometro sulla macchina e dei giroscopi direttamente sull'obiettivo. Questa è un po' la proposta di questa nuova EOS 7D, che penso non mancherà di incuriosire tutti quanti noi, e non manca il nostro invito a provarla e a darci qualche vostro consiglio su questo prodotto, ma penso che ne sarete sicuramente convinti e contenti.